L'uno nell'altro, quello che dobbiamo fare, dobbiamo passare tramite un desiderio per il nostro desiderio di ricevere, dal nostro desiderio di ricevere al desiderio di dare al Creatore. Per cambiare la direzione del nostro desiderio. Una persona non dovrebbe indirizzarsi dentro di sé, invece gradualmente, tramite la decina, tutti i tipi di azioni, aumentare l'importanza di quello che è al di fuori di lui, finché raggiunga un punto dove comincia a dare importanza alla forza superiore, tiene in lui i suoi pensieri e desideri per sé meno e meno. Lui sottoscrive per sé meno e meno. Anche i suoi pensieri capisce che provengono tutti dal desiderio per il Creatore, anche i suoi desideri nelle sue reazioni e i pensieri, anche questi dipendono dal Creatore e in fin dei conti quello che una persona ha è niente tranne un punto. Questo è come il Creatore cresce intorno a questo punto l'immagine dell'uomo, per quanto vuole somigliare al Creatore. Allora il Creatore crescerà intorno a questo punto un sistema, il quale è chiamato Adama, che somiglia al Creatore, e questo dipende da quanto la persona vuole uscire da sé e cominciare a aspirare al Creatore, quanto lo vuole rivelare. Questa è la vera realtà e tranne questo non c'è niente, tranne lui non c'è niente. Quindi vediamo come i cabalisti ci parlano di questo.